Buon pomeriggio a tutti, a Buon Michele pomeriggio a oltre. voi, buon pomeriggio a voi e grazie mille per essere qui, soprattutto. Ah, ma Michele com'è abbronzato? Michele è andato hai preso il Infatti, sole. io prendo sempre il sole, faccio il possibile. È giusto, Ottimo, è il professor gratuito. Saudino si fuma il sigaro. Ah, io sì, ne approfitto, sono nel mio stanzino, lontano dai tre figli e dalla Gliel'avevano mai detto, compagna di professore, che vita. ricorda tanto un personaggio del Signore degli Anelli? Dimmi, perché io assomiglio a molte persone, guarda, chi mi dice Socrate, chi mi dice Giovanni Marco. Mi ricorda molto Radagast, l'amico di Ah, è Gandalf, il vero. mago che parlava, lo stregone che parlava con gli No. animali. Senti. È Qua è un vero. personaggio improponibile, stiamo cominciando già molto male. Io Ragnar non lo voglio fare assolutamente. No, Peggio contro potevi dirmi Radagast. Beppe Grillo, potevi dirmi Beppe Grillo, a quel punto me ne andavo via già subito. Vabbè, oddio, anche quella di somiglianza c'è, Allora, purtroppo. C'è Willy basta, basta, Peyote che scherzo. dice sempre che assomiglia a un politico italiano. È vero, sì. State Anche lui se cominciando ne col va. piede sbagliato, state cominciando col piede sbagliato. Vabbè, dai. No, no, Eccala, assolutamente. eccala, ci siamo già rovinati, ragazzi. No. Allora, eccoci qua. Oggi vi abbiamo invitato per parlare di un tema, il tema più antico del mondo. Una discussione infinita. Il capitalismo, ma non, cioè in generale non il capitalismo, ma io ho una domanda ben precisa, soprattutto per il professor Saudino, e soprattutto c'è Umberto che invece voleva partire da un'altra tematica. Quindi lasciamo partire prima Umberto, poi io mi integro con la mia domandina. Vi diamo il tempo, 5 minuti a testa per cominciare, prima uno e poi l'altro, quindi vi avverto io quando il vostro tempo, insomma, è arrivato al limite. Poi se volete Sì. mettervi anche voi un timer vicino, siete i Qual è benvenuti. l'idea? 5, cosa vuoi fare? 3, 5, 8, 19, 5 20, minuti 30. per iniziare, 5, 5 5. minuti. Così no, almeno sapendolo uno. Certo. Certo. Allora, 5 diciamo minuti. che partiamo, caro Umberto, partiamo. Va bene, va bene. Diciamo, io parto subito con una provocazione un po' cattiva, diciamo, se volete. Ovvero, il comunismo, per come l'abbiamo conosciuto sotto Stalin, si basava su dei piani quinquennali. O, se volete, non sempre comunismo, marxismo, ma stalinismo, chiamiamolo così. E oggi, in questo momento, stiamo vivendo un periodo in cui ci parlano tutti di PNRR. E, se volete, si potrebbe fare anche delle simmetrie tra un piano quinquennale prorogato appunto dall'ex URSS e un piano quinquennale promulgato, scusatemi, dalla Commissione europea, quindi dall'Europa. E non so, voi ci vedete dei parallelismi? Sono cose assolutamente diverse, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di spesa pubblica, utilizzo della spesa pubblica, e spesso e volentieri sono concetti che un po' ritornano nei nostri argomenti, non lo so. Divertitevi su questa tematica. Facciamo iniziare il prof Saudino. Ma forse dovrebbe cominciare l'economista e non il filosofo, direi Sì, l'economista. se volete Eh comincio io. sì. Il Allora filosofo facciamo iniziare arriva Michele. dopo. Vabbè, cioè, sì, prego, prego. Prego Michele, Allora, 5 ma minuti. devo attenermi alla domanda di Umberto? Sì, che è una Iniziamo da provocazione, questo, poi ovviamente. andiamo Qualcosa da anche prendere altrove. con il capitale? Boh, la risposta è semplice. Certo, ci sono delle analogie, la stessa che c'è fra mangiare un etto di prosciutto e cercare di mangiarsi l'intera gamba. Voglio dire, la proporzione è quella. L'idea del piano quinquennale, non solo staliniano, a dire la verità, l'idea dei piani in generale, no? Chi ha una certa età come me ricorderà gli scritti di tanti sul contropiano al piano del capitale. E i piani economici sono vecchie abitudini, si può decidere di pianificare, che so, lo sviluppo della rete autostradale, di pianificare la costruzione dei porti, di pianificare
la costruzione degli asili infantili a seconda dello sviluppo demografico, di quello che si ritiene necessario offrire e così via. Nel caso del socialismo prima di guerra e poi realizzato sotto Stalin e poi dai suoi successori, si voleva programmare anche la quantità di ciabatte a disposizione per cittadino. Tutto questo ovviamente è semplicemente folle e ridicolo, e la ragione si sa, in un certo senso, questo è proprio poco dubbio che si sappia, non credo che ci sia, non serve essere un economista, qualsiasi persona sensata capisce che il piano economico a quel livello è una follia perché richiede la conoscenza da parte di alcuni pochi individui alla fine, perché qualcuno alla fine deve prendere le decisioni si possono anche prendere più o meno assemblearmente, ma quando sono tecniche hanno a che fare con quante viti di un certo tipo vanno prodotte e a che prezzo vanno vendute, è meglio non fare un'assemblea di condominio, men che meno un'assemblea nazionale. E quindi queste poche persone che alla fine decidono il piano megagalattico, perché in un'economia anche poco sviluppata come quella russa o sovietica, se volete, degli anni 30, 40, 50, 60, erano comunque milioni di beni diversi che andavano prodotti e servizi. Ovviamente i soggetti in questione devono essere degli dèi con delle capacità di gestione dell'informazione, dei dati e di anche comprensione dei bisogni personali, divina, e quindi fallisce. Il PNRR, oddio, ovviamente non volete che ci si metta a discutere tecnicamente del PNRR, visto il titolo che avete dato al chat, quindi non mi ci metto. No, Okay? no. PNRR è una via di mezzo. A mio avviso vuole pianificare molto di più di quello che riuscirà a fare. Su questo c'è oramai anche una letteratura, contribuì io anche nei miei articoli più noti con il buon vecchio amico Fabio Canova, che nel caso ci ascolti saluto di nuovo perché è da tanto che non lo vedo e mi manca. Lui è un po' andato a viaggiare su a nord, è un po' sparito in Norvegia. E mostrammo come per esempio le cosiddette politiche strutturali europee, che sono quelle di interventi regionali, quelle famose, qui in Italia si discute per dire che le regioni del sud non sono mai prese i soldi perché non facevano i piani in tempo adeguato, erano i mezzi fallimenti nel loro tentativo di pianificare lo sviluppo. Ecco, questa è la risposta sul merito. Se poi credo di essere abbondantemente dentro i 5 minuti e mi fermo perché sto aggiungendo parole a Sei caso per a 3 consumare. minuti e 40. Sì, vabbè, ma è inutile che consumi tempo, quindi non ho molto da aggiungere. Poi, se Ok. invece Umberto voleva un'opinione sull'idea cosiddetta socialista, secondo cui il cosiddetto mercato libero capitalista è anarchia, mentre lo sviluppo delle forze produttive porterà alla necessità della pianificazione socialista. Beh, possiamo discuterne, mi sembra che ci abbia già pensato la storia a mostrare che è una fantasia. Ora, quanto il cosiddetto capitalismo di libero mercato sia un'anarchia, non lo so, anche perché insomma non è mai esistito. L'intera cosa richiede ovviamente una riflessione su cosa si intende con le parole capitalismo, libero mercato, la laissez-faire, eccetera, eccetera. Va definito, se si definisce, si può discutere, se non si definisce. È difficile discutere. Come proposizione generale, questo vi farà un po' sorridere, ma alla fine gli è venuta bene anche a loro. Io ho sempre trovato abbastanza semplice per un dibattito non tecnico, che non credo che andremo a fare un dibattito troppo tecnico dal punto di vista economico, la maniera di porla della cosiddetta, che non ci fosse una Rerum Novarum, poco dopo, di certo è in sturzo, la visione della dottrina sociale della Chiesa, che loro chiamano sussidiarietà, perché è dinamica e dice: ma che beni e servizi è il caso lo Stato fornisca, o se non lo Stato, la regione, il comune, insomma, agenti collettivi, no? Le cui decisioni vengono prese su base politica e non di prezzi e ricavi. La risposta è: beh, quei beni e servizi che l'iniziativa spontanea degli agenti economici, dei privati, delle persone, non riescono a produrre in maniera adeguata, e che vengono ritenuti importanti abbastanza, perché poi qua bisogna stare Quando attenti, vuoi dato l'anno chiudi, Michele. prezzo, mi subisco, dal collettivo che deve decidere. Ecco, questo mi sembra, a me è sempre sembrato una maniera di pensare
un punto di partenza ragionevole. Poi bisogna sedersi e farsi una domanda concreta su cosa, no? I segnali stradali, chi è che li deve mettere, per esempio? Okay. Vado io allora. Allora, prego. Saluto ancora tutti. Beh, mi piace comunque notare che in una serata, in un dibattito sul capitalismo, giustamente iniziamo a parlare del modello, di uno dei modelli che ha provato a contrapporsi, quello del socialismo realizzato. Se partiamo già da Stalin, dal comunismo, vuol dire che il capitalismo ha qualche problema, come tutti i sistemi economici. Il comunismo ne ha avuti di più perché è fallito. E comincio addirittura a dirmi che mi trovo d'accordo con Boldrin. Il laissez-faire, quello puro, è un'idea limite, quasi un archetipo platoniano, platonico. Lo dice già lo stesso, mi sembra, Adam Smith nel suo capolavoro, nel momento in cui dice: ma se i capitalisti già si incontrano probabilmente, no, intorno a un caffè, li scatta già un accordo, un potenziale, mi verrebbe dire, cartello. E poi ogni volta che il capitalismo ha delle difficoltà, ricorre allo Stato, e nella storia ricorre allo Stato in tanti modi, ricorre allo Stato con il colonialismo e l'imperialismo, ricorre allo Stato portando milioni di uomini con la baionetta in guerra, e ricorre allo Stato con l'intervento, chiaramente, di soldi pubblici, come il caso del PNRR. Dunque, prima riflessione. La seconda è, sì, è un intervento pubblico, dunque un elemento di dirigismo, come c'è, ripeto, nei momenti di crisi. Dopo la prima guerra mondiale abbiamo protezionismo, interventismo, dirigismo, negli anni 30 interventismo, dirigismo, dopo la seconda guerra mondiale lo stesso, e così via. In questo momento c'è dunque un intervento, una pianificazione. Proviamo a capirci qual è il fine della pianificazione, eventualmente a vantaggio di chi, perché io non condivido quasi mai l'idea sviluppo per chi, che tipo di sviluppo, crescita, che tipo di crescita e chi crescerà. E questo è già un punto di riflessione. Allora, a me sembra che il PNRR abbia innanzitutto dei soggetti che riceveranno molti soldi, che sono le imprese, innanzitutto. Poi c'è chiaramente un po' di soldi che sono già finiti per spese precedenti. Cioè, bisogna spiegare anche a chi ci ascolta che i primi soldi del PNRR non sono per spese future, per cantieri futuri, ma sono già per spese vecchie. E questo è un altro aspetto significativo. E poi non mi sembra che ci siano molti soldi per costruire quello che per me, lo dico già subito, è l'obiettivo centrale della vita associata, una vita migliore per i lavoratori e le lavoratrici, per gli uomini e per le donne. Lo faceva Stalin? No. Io, per chi lo sa, sono un noto uomo di sinistra, sicuramente, ma anche antistalinista. Vado a difendere Stalin, dunque, sì, soltanto una cosa: i risultati ottenuti fanno fare un balzo in avanti all'Unione Sovietica. Dunque non è vero, come prima diceva il professor Boldrin, che non hanno avuto risultati. Nel lungo periodo poi no, ovviamente, ma negli anni 30 la produzione di grano, di acciaio, chiaramente porta la Russia a diventare il secondo paese produttore di acciaio e di grano nel mondo. E poi finalizzato la guerra, ovviamente, è un'economia che rimarrà nel secondario, nella meccanizzazione, dunque lenta, e non vincerà la sfida chiaramente col capitalismo anglo-americano. Però, se c'è una cosa che Stalin fa fare all'Unione Sovietica, è un balzo economico in avanti, è incredibile. Vale anche poi per in realtà la scolarizzazione, vale per il treno, vale per le fabbriche, vale appunto per l'acciaio, vale per il metallurgico, vale per tutte queste cose. Dico subito, ad un prezzo umano non pagabile. Il prezzo umano dell'industrializzazione forzata, dei piani quinquennali staliniani, non si va a pagare. Però l'idea è quella, di una sorta di zar comunista, dell'uomo che arriva e che ancora vuole incarnare una sorta di destino della Russia, dell'Unione Sovietica,
sulle sue spalle e procede con questo balzo in avanti. È quel dirigismo che non tiene conto 30 secondi, professore, di quello che per me deve essere al centro, l'emancipazione umana. È un po' il dirigismo altro piano cinese, balzo avanti, guidare un certo tipo di capitalismo. Mi chiedo a volte se in questo guidare il capitalismo ci sia poi una lungimiranza per quanto riguarda i diritti delle persone, in modo particolare la disalienazione del lavoratore. Grazie. Vuole replicare, prof. Boldrin? Sì, allora, come al solito in queste discussioni si mischiano affermazioni sui fatti e affermazioni sulle teorie. L'unica affermazione sui fatti che ha fatto Barba Sofia, scusa, come ti chiami di cognome o di nome? Matteo Saudino, sì, Matteo Saudino. Matteo, sì, mi sembra quello sui grandi successi dell'economia staliniana. Devo dire che invito Matteo a uno studio più accurato della storia economica russa. Perché? Perché la crescita economica russa era iniziata da ben prima della rivoluzione ed era iniziata con estrema rapidità proprio in quei terreni. Quindi tutto va misurato in termini relativi, e in termini relativi, ora i numeri io non li ricordo a memoria, ma credo ci sia consenso fra gli storici economici, sia la NEP, iniziata da Lenin, sia poi la fase dura staliniana, è un fallimento, non è un successo. Non c'è discussione su questo, ma per carità, potremmo farle una discussione su questo, se vuoi, tiriamo fuori i libri, però la organizziamo, non la facciamo stasera. Okay, dico semplicemente per chi ci ascolta, che neanche dal punto di vista della crescita della produzione, lo schiavismo, chiamato socialismo, introdotto, perché di fatto era schiavismo, lo schiavismo di massa introdotto da Stalin ebbe un grande successo, il che poi funziona dal punto di vista della teoria economica, una delle ragioni per cui, ed è questo un argomento molto marxista in realtà, introdotto da un vecchio collega, maestro genovese, uno dei storici economici marxisti americani di maggior prestigio, che ha lavorato su razzismo e la fine guerra civile americana, con le tecnologie avanzate, diciamo post-industriali, post-rivoluzione industriale, avere gli schiavi in fabbrica non è molto utile per ragioni di controllo, mentre è facile controllare che il lavoratore dei campi con tecnologie primitive si spacca la schiena, è molto difficile controllare lo schiavo alle presse o alla catena di montaggio, che è la ragione per cui poi lo schiavismo staliniano, krusceviano, brezveniano, chiamato socialismo, fallì. Ecco, detto questo, però, rimane un dubbio nella mia mente, che trovo sempre, io lo ripeto sempre questa domanda, quando mi trovo a discutere con persone che si presentano come marxisti e hanno comunque un background tipico, credo di avere una certa conoscenza delle teorie marxiste di prima mano, sia quelle originali del Carlo, sia dei suoi successori. E cioè un uso allegro del linguaggio, in particolare un'antropoformizzazione di questa cosa chiamata capitalismo. Il capitalismo decide, il capitalismo usa lo Stato, il capitalismo fa il colonialismo, il capitalismo fa l'imperialismo. Allora, a me viene sempre una domanda preliminare a chi fa queste affermazioni, che semplificano i processi storici e sociali, li banalizzano, li antropoformizzano e fanno un teatro della storia, un teatrino, un po' banalotto. E cioè, chi è il capitalismo? Cos'è? Quando è nato? Quando è iniziato? Perché se il colonialismo è il prodotto del capitalismo, e prendiamo questa affermazione seriamente, intendiamo evidentemente dire che l'invasione di altri aree, territori, popoli, nazioni, chiamatele come volete, l'idea di Stato e nazione è piuttosto recente, è iniziata o è avvenuta solo sotto il capitalismo. Allora, a uno viene un po' un sorriso, no? Francia o Spagna, basta che se magna. Questo non è che si diceva per caso, si diceva perché Francia e Spagna avevano l'abitudine di venire a occupare pezzi d'Italia. Era il capitalismo che occupava l'Italia, la colonizzava. Ma il Signor Gesù Cristo nacque in Palestina quando essa era colonia romana e territorio dell'impero romano. Era il capitalismo quello che aveva invaso, occupato i territori dove nacque il Signor Gesù. Ecco, e allora se lo era, chi era?
cos'è questo capitalismo? Perché preferirei discutere di un oggetto definito, di un sistema definito, di un concetto che riusciamo a identificare e non rappresentiamo come una specie di essere umano. Io capisco che chi ha delle religioni dice Dio ha, il signor Dio, come diceva Zucchero, non mi ha mai telefonato, no? Io non so, mi chiedono se credo in Dio, lui crede a me. Ecco, e allora, tolto Dio di mezzo, chi è sto capitalismo che fa tutte ste robe tremende e ha bisogno del piano? Ma io penso che, ovviamente, il professor Bordini è troppo preparato. Michele è troppo preparato per mescolare. Ok, Michele, se ti va bene, Michele. Mescolare... l'impero romano, professor Saudino, che Bordin l'ha chiamato anche Marco Rizzo, quindi ma io l'ho chiamato Boldrino. Bordin era storico di Radio Radicale. Grazie, no, che almeno lei se lo ricorda chi era Bordin. Io ragazzi sono cresciuto andando in macchina i primi anni a lavorare ascoltando anche la rassegna stampa di Bordin. Noi c'è Michele, è troppo chiaramente esperto e navigato per sapere che quando parlo di colonialismo e di imperialismo non parlo chiaramente di quello greco-romano, anche se ovviamente si può utilizzare l'espressione colonialismo poco usata per il mondo greco e il mondo romano. Intendo chiaramente eventualmente quello spagnolo, sicuramente francese, inglese del 500, e poi quando ho usato il termine imperialismo mi riferivo chiaramente alla costruzione di veri e propri imperi verso la fine dell'Ottocento. Che cos'è il capitalismo? Quel sistema economico che vuole realizzare tutto il profitto, si fonda sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, sul mercato libero per allocare i prodotti, anche per ricercare la manodopera da sfruttare, sull'accumulazione chiaramente di capitale, di un capitale che è originario, ma poi io ne voglio accumulare ancora di più, e sulla ricerca, dicevo appunto, di profitto. Alcune cose sul capitalismo lo sappiamo, non è un sistema economico che è sempre esistito storicamente, sappiamo che si forma intorno alla figura del mercante e delle prime compagnie mercantili, le quali non sono sicuramente le principali protagoniste del primo colonialismo, quello spagnolo, perché è un colonialismo fatto anche di tante cose, di innovazione tecnologica, la caravella, la bussola, la voglia di scoprire nuovi mondi, di conquistare quei territori, di evangelizzare, dunque sono tanti fattori, ma dentro questi fattori c'è a un certo punto una ricchezza che si chiama oro, e c'è un'altra cosa, che c'è della manodopera che si può utilizzare per scavare, cercare oro, per avere miniere, perché se è vero che il primo ve l'ho detto, che il sistema staliniano ha avuto un prezzo umano che è terribile, il capitalismo, cioè questo sistema che ho appena descritto, gli schiavi nelle colonie li ha avuti, gli schiavi li ha avuti nelle chiaramente piantagioni di zucchero, di cotone, negli Stati Uniti d'America, della patria del libero mercato, del capitalismo, per un lunghissimo tempo, e li ha avuti anche nelle fabbriche. Ciò nulla toglie che ovviamente lo stacanovismo sia una forma chiaramente di ideologia, di propaganda di un lavoro che è sfruttato. Però il capitalismo si fonda sullo sfruttamento del lavoro e del tentativo di massimizzare lo sfruttamento del lavoro dalla notte dei tempi. Poi ha portato anche i lavoratori ad emanciparsi, poi ha portato anche ovviamente ma perché l'hanno fatto? Perché hanno lottato. Perché le storie dei padroni illuminati, padroni o dei capitalisti illuminati, quelli in quel sistema che prima mi era molto sintetico, ho descritto, ovviamente senza quelle lotte non avrebbero concesso, avrebbero usato i bambini, perché ovviamente erano più adatti, più sfruttabili. Hanno usato le donne quando ne hanno avuto bisogno, hanno mantenuto gli schiavi fino a quando ne hanno avuto bisogno, e poi una serie di lotte hanno portato ovviamente a dei percorsi di emancipazione ben lungi dall'essere ancora ovviamente realizzati. Mi fa specie, lo dico sempre, che ogni volta che si voglia parlare proprio di capitalismo arriviamo a parlare di comunismo. Perché? Perché il comunismo, nel suo fallimento, che ribadisco, ha messo il fuocherello al sedere del capitalismo. Per un attimo il capitalismo si è spaventato, e il capitalismo, come ci ricorda un grande storico, io credo che sono uno storico, un filosofo, se lo sono, non sono un economista come Michele, come ci ricorda il grande storico Erich Hobsbawm, siano, ovviamente ci dice, ma
forse quel movimento comunista internazionale diversificato, tant'è che bisogna forse parlare di comunismi come di capitalismi, e più che altro parlare di comunismi, i tanti comunismi hanno avuto un grande merito, hanno costretto il capitalismo a rivedersi, a limitarsi, ad esempio a produrre il welfare state, a non giocare d'azzardo sul mondo come un unico grande tavolo da gioco come fosse Las Vegas. Oggi, che gli unici avversari del capitalismo sembrano essere i sovranisti, per me i peggiori dei capitalisti, perché mantengono il capitalismo e ci mettono dentro discorsi buffi su dazi doganali misti poi a razzismo, xenofobia. Oggi che il capitalismo è ovviamente molto molto più libero da avversari e si sta in maniera molto molto arrogante, ovviamente impossessato di ogni lembo del pianeta, portando ricchezze, guarda come vado a offrire un asset a Michele, perché il capitalismo cresce la ricchezza. Il problema è sempre quello: a che prezzo questa ricchezza? Perché se la ricchezza prodotta porta con sé un processo di mercificazione di ogni aspetto della vita, dalla cultura all'ambiente, alle relazioni umane, ecco, io direi, questo capitalismo, proviamo a chiamarlo al banco degli imputati e kantianamente, con una ragione moderata, illuminata, interroghiamo il capitalismo, facciamo un po' il bilancio dei costi-benefici. E secondo me ci accorgiamo che i non benefici, i costi del capitalismo dal punto di vista umano e ambientale, oggi sono troppo alti. Grazie. Comunque, prima di lasciare la parola a Michele, volevo dire che è un piacere sentirvi parlare ad entrambi, sì. Veramente fantastici, grazie davvero. Prego Michele. Verissimo. Ma io non nascondo una certa difficoltà a continuare, perché insomma, Matteo mi ha risposto, ma non mi ha risposto chi sia il capitalismo. Adesso veniamo al suo elenco di caratteristiche di questo signore che fa queste cose e ha questi poteri decisionali mondiali, per cui convince tutti ad andargli dietro. Ma prima una cosa, lui vuole mettere questa cosa che non abbiamo ancora capito chi sia, perché non è capito chi mettiamo sul banco degli imputati, a chi facciamo l'analisi costi-benefici. Va benissimo. Sia chiaro, io sto sostenendo che non esiste, che tutta questa cosa dei cosiddetti marxisti è una fantasia, è frutto di una... Non ti offendere, Matteo. Sono stato marxista anch'io da giovane. Poi sei guarito. No, poi ho studiato. Ah, questa è cattiva. Comunque, vabbè, ho studiato. È frutto di una profonda ignoranza dei processi storici, economici e sociali. E soprattutto della storia, dei fatti, dei dati. Perché? Perché se vogliamo mettere questa cosa che ancora non abbiamo spiegato cosa sia, se non con parole vuote, è un sistema. Cos'è un sistema? Di appuntare delle dita. Allora, sul banco degli imputati e fare analisi costi-benefici e dire che non vale la pena. Ma sai qual è il problema? È che bisogna offrire un'alternativa. Perché non si fa mai l'analisi costi-benefici in assoluto. È troppo facile. Solo i populisti fanno le analisi costi-benefici in assoluto. Solo chi vuole incitare gli animi senza offrire alternativa, senza governare le società, senza risolvere i problemi, senza venire incontro ai bisogni, fa i processi in assoluto a un metodo di produzione e di organizzazione sociale. Perché? Perché se lo elimini, poi devi sostituire un altro. Quindi pezzo per pezzo, ogni volta che dici questa cosa costa troppo a fronte dei benefici, devi dirmi, guarda, quest'altra cosa produce gli stessi benefici o dei costi minori. Se non sei capace di fare questo, ogni discorso è irrilevante. Perché? Perché tutto ha un costo. Non esiste beneficio privo di costo. Il progresso sociale, se esiste, se si può definire, consiste nella riduzione dei costi a fronte di uguali benefici. Quindi l'unico metodo possibile è mettersi a dire, ok, questo aspetto del sistema oggi vigente, che io non chiamerei capitalista, lo chiamerei il sistema oggi vigente nel paese X, tra l'altro, perché sai, il Perù è differente dall'Uganda, la Cina è differente dall'Italia, l'Italia è differente dall'America, la California è differente dall'Arizona. Prima di cominciare a parlare in generale, io ci starei molto attento. Ma comunque occorre mettere qualcosa di fronte e fare un esame specifico. Poi veniamo alla definizione che tu hai dato di questo capitalismo. E di nuovo anche qui, hai rifiutato l'idea che sia colonialismo quello romano? Hai rifiutato l'idea che possa essere una forma di schiavismo quello romano o quello arabo,
quello musulmano praticato fino all'altro giorno, ma nel momento in cui tu mi fai una lista di costi umani avvenuti in certi periodi e in certe zone e me li attribuisci univocamente al capitalismo, rifiuti a priori l'altra ipotesi, e cioè che questi costi umani siano una caratteristica dell'agire umano in diverse epoche, in diverse situazioni, che ben poco abbiano a fare con questa entità per ora del tutto metafisica chiamata capitalismo, a meno che non si decida che il capitalismo è sempre esistito, perché hai fatto una legge con la proprietà privata. La proprietà privata esisteva, da quanto so, in Cina 3.000 anni fa, nell'Egitto, in forme diverse, nel mondo di Ulisse e di Odisseo, come ci hanno raccontato grandi storici, ovviamente nell'impero. Di proprietà, varie forme di proprietà privata dei beni, dei mezzi di produzione sono esistite più o meno a largo della storia dell'umanità. La ricerca del profitto pure, non è solo il mercante di Venezia shakespeariano che ricerca il profitto, lo ricerca il mercante fenicio di 2000 anni prima e così via, cioè l'accumulazione, oh mio Dio, la sequestre romana accumulava, le grandi potenti indiani accumulavano, il ricco mercante arabo accumulava, ho visto accumulazione ovunque. E quindi cosa diavolo è questo capitalismo che a tuo avviso inizia con i galeoni spagnoli del 1500? Il galeone spagnolo del 1500 era stato puro. Il re di Spagna assegnava ad alcuni feudatari ad alcune zone, tra l'altro solo ad alcune zone, del suo impero, del suo territorio spagnolo, territorio d'oltremare. Quindi di cosa parlate? E questo è il punto. Io vorrei che mi venisse detto in maniera chiara: guarda, il capitalismo è quella roba lì e non è quell'altra roba, e mi venisse data una definizione che regge. Le definizioni date fino adesso non reggono. Se vogliamo parlare delle tragedie dell'umanità, dei costi umani e sociali che nella storia dell'umanità abbiamo sono stati affrontati, sono stati pagati da qualcuno, a fronte di benefici ricevuti da altri, facciamolo pure, e forse capiremo di più di come funzionano gli umani, perché la mia personale impressione è che gli umani sempre abbiano funzionato nella seguente maniera: esistono raggruppamenti, gruppi, coalizioni vincenti, ed esistono altri che pagano dei prezzi a seconda dell'evolversi delle tecnologie, dell'interazione fra vincenti e perdenti, che poi pure si rovescia, e delle forme di intervento politico. Questi meccanismi si modificano in un continuo in cui la cosa chiamata capitalismo è semplicemente, a mio avviso, sai cosa? La partita doppia, l'invenzione degli italiani del 200. Domani inizierò un corso a Ca' Foscari e questa parte la spiegherò con più dettaglio, siccome si intitola Fondamenti dell'analisi economica. Facciamo rispondere, spiegherò perché la partita doppia è fondamento del capitalismo. Prego, professor, allora, Saudino. Ma per quanto mi riguarda, l'insieme di tutte quelle cose che ho detto, tra cui una produzione anche, ho detto, di merci distribuite in un libero mercato, da cui poi trai dei lavoratori, merce tra le merce per aumentare il profitto, una serie di cose fanno un sistema capitalistico che, Michele, tu sai benissimo. Allora, il 99%, e non vuol dire che abbia ragione, ma degli storici anche dell'economia, fa iniziare a un certo punto, anche questa che scrive dei manuali di storia come Castronovo, a un certo punto che sarà il marxista. Ma Castronovo non serve, è una religione, va bene, adesso è chiaro. Allora tu dicendo che noi lo stiamo antropomorfizzando, dopo. No, voglio solo chiarire, sono d'accordissimo, ma tutti quelli che appartengono alla religione usano la parola in quella forma, chi invece non appartiene alla religione e studia il problema tende a definirlo in una maniera mia. Allora, vabbè, tu pensi che tutta questa serie di studiosi faccia un'operazione di antropomorfizzazione del capitalismo, trasformandolo, come ci direbbe appunto Feuerbach, in una proiezione nostra che poi assume un'identità oggettivata? Bene, questo, io invece penso che questo sia una cosa molto reale, e lo vedo quando io vado a vendere appunto le mie ore di lavoro in cambio di un salario. Non è sempre esistito
partito, perché nel mondo asiatico, nel mondo arabo, nel mondo greco-romano c'era, ma non era il sistema di produzione dominante, perché gli Achei vanno a conquistare Troia non ovviamente per una questione di economia, di profitto in primis, così vale per i romani, Cesare non va a conquistare le Gallie mosso innanzitutto da interessi economici. Invece il colonialismo ad un certo punto con compagnie mercantili di Stato, ma poi con compagnie mercantili private, quelle degli inglesi, cominciano a considerare il mondo come un grande mercato in cui io vado a prendermi cosa mi serve, a produrre cosa mi serve, non per ovviamente costruire un'altra cosa che ci può essere, relazione, giustizia, un'economia equa, ma per accumulare profitto. Se poi io accumulando profitto distribuisco a pioggia anche dell'altra ricchezza, e questo fa sì che il sistema capitalistico, e questo condivido, abbia chiaramente attraversato i secoli e oggi sia ancora il sistema economico dentro cui viviamo, ma che ha mutato pelle. Oggi siamo in quello finanziario, non siamo così primariamente in quello produttivo, almeno da noi, perché poi c'è l'Asia, chiaramente l'India, la Cina, dove c'è la produzione di merci, a fianco in Cina anche la questione più finanziaria, ma ritorno a noi. I monaci si spostavano per l'Europa lungo la mia qua via Franchigena, ma il mercante si spostava per un altro motivo. Il mercante faceva degli oli a Volterra, andava a vendere a Lione, poi di Lione andava a Bruges a vendere dei tessuti, e l'obiettivo qual era? Aumentare chiaramente il profitto. E per far questo, ad un certo punto, il sistema capitalistico ha bisogno di milioni di persone da portare a lavorare. Prendi ore di vita in cambio di un salario tendenzialmente molto basso che ti permette di mettere insieme la mattina, il pranzo con la cena ed avere un letto su cui dormire. So che per chi magari come noi non ha provato questa durezza, o magari sì, può sembrare una cosa da poco conto, ma dover vendere gran parte della giornata per mettere insieme una miseria per sopravvivere, per me non è l'orizzonte migliore di questo periodo. Che alternativa proponi? Okay. Su questa cosa qua ti do perfettamente ragione. Serve serve costruire un'alternativa, ma le alternative si costruiscono, perché se tu butti via un abito vecchio o un abito che ti sta stretto, devi andare da un sarto e costruirlo, altrimenti tu giustamente rimani nudo. Ma il capitalismo stesso, che è una serie anche di gruppi di potere, di interessi economici, non c'è la Spectre, non c'è chiaramente il cattivo, questi gruppi di potere, ogni volta che c'è un tentativo da parte delle classi subalterne di organizzarsi per costruire economie di stampo orizzontale, economie solidaristiche, il capitalismo, quando? Nelle sue varie forme, quando, ma sempre Michele, sempre Michele. Io ti ricordo che le baionette dei francesi e dei tedeschi in guerra tra Otto von Bismarck e Napoleone III, quando c'è da unirsi per reprimere la Comune, la Prussia e la Francia sono ben unite per reprimere la Comune. La Comune non andava da nessuna parte, intendiamoci come sistema economico, ma è per dirti che ogni qualvolta che c'è un tentativo, vale adesso con tutta l'orizzontalità del ambientalista. Il capitalismo ci sta mettendo, e tu non sopporti questa espressione, adesso vi spiegato, tutti i soggetti che fanno della loro costruzione costante di profitto, che vogliono vendere delle merci costantemente, produrre, allocare, produrre, mette il cappello su un movimento di stampo orizzontale, di stampo ovviamente ecologico, dicendo no, esiste il capitalismo verde. Io voglio vedere il capitalismo verde esisterà solo quando sarà in grado di produrre ricchezza tanto quanto l'altro capitalismo, e qui è il problema, perché il capitalismo non fa i conti con il limite del pianeta Terra, il limite della forza fisica, il limite della dignità umana. Quando questo limite viene superato, adesso sarà la natura a darti gli interessi contro. A un certo momento erano anche i lavoratori, che a un certo punto di lavorare a quel livello nelle fabbriche non hanno più voluto. Allora, se noi storicizziamo il capitalismo, ci rendiamo conto che ogni sistema economico ha ovviamente delle forme di sfruttamento. 30 secondi, professore.
Io non sono per tornare indietro, eh. Io non guardo al modello feudale asiatico, al modello schiavista arabo. Io sono oggigiorno per una rivoluzione per quanto concerne l'automazione. Noi dobbiamo prendere il profitto dell'automazione capitalistica e ovviamente trovare il modo per ridistribuirlo in maniera più orizzontale possibile, in modo tale da permettere alle persone di fare una cosa. Abbiamo una vita sola, Michele, non si passa una vita intera in catena di montaggio, non si passa una vita intera a portare dei panini sotto la pioggia per 7 euro l'ora, non si può passare una vita senza dignità. E buffonate, che... posso dire, non sono buffonate, ma sono le vite delle persone, Michele, rimaniamo con le tempistiche, però non vi parlate sopra, è la vita delle persone, professor Saudino, Michele, aspetta un attimo, quante ore hai passato in fabbrica il vittatore? Michele, aspetta un attimo, professore, lei ha finito il suo intervento? Professore, lei ha finito il suo intervento, Saudino? Sì, va bene. Lo so, dire che ho lavorato tanto facendo il cameriere e sabati, domenica, venerdì per pagarmi gli studi. E va bene, il sistema di sfruttamento che stiamo parlando è un altro. Michele, tu giri nell'Italia, vedi che condizioni di lavoro c'è. E non è retorica, perché qua nel mio Piemonte, a Saluzzo, c'è un problema nel raccolto dei pomodori e a Cuneo delle mele, forme di schiavitù dentro il sistema capitalistico. Okay. Taccio adesso. Michele, vai, 6 minuti. Mi dispiace, è vuota retorica. Curato. Anzitutto te lo dice uno che ha preso la zappa in mano per essere sfruttato quando aveva 5 anni, gliel'hanno messa in mano. Che è figlio di uno che ha lavorato in fabbrica tutta la vita e che è cresciuto fra proletari veri e che in fabbrica ci ha passato parecchio tempo. E sono, questa tua è vuota retorica. Perché? Perché i miserabili ci sono sempre stati, le persone più povere ci sono sempre state, le persone più deboli ci sono sempre state. E solo i retori populisti spiegano vagamente che tutto questo è male, che tutto questo va distrutto, che tutto questo va eliminato, che tutto questo è frutto di un sistema dove ci sono dei cattivi che fanno delle cose straordinarie e che loro farebbero le cose diversamente, ma non ti sanno mai dire che cosa fare in alternativa, né lo sanno mai fare. Qui non stiamo neanche più discutendo di filosofia e di storia, a parte le cose assurde che hai detto sull'impero romano. Ti invito chi ci ascolta, fate un esempio, perché non ho tempo di darvi la letteratura, ma davvero dovete studiarla un po' di storia romana. Esiste una letteratura gigantesca, incluso gli storici marxisti, sul profit motive nell'imperialismo romano, sul mercato romano, sull'emporio del mondo. Provate a mettere in Google, io tendo a mettere cose in inglese quando faccio un sesso, ma lo potete mettere in italiano, Profit Motives in Roman Empire, e vi sale addosso una valanga di letteratura, tra cui un articolo interessante, guarda cosa, del neo aspirante Marx, il mio amico Thomas Piketty. Okay. Quindi evitiamo di inventare una storia umana che non c'è mai stata, ed evitiamo di continuare a predicare come dei preti francamente un po' falliti, questo male di questo sistema su cui non riusciamo poi però a puntare il dito, che sfrutterebbe tutti, che ridurrebbe tutti continuamente alla fame per salari di miseria, senza mai riuscire a dire cosa si può fare anche minimamente di diverso. E poi negando la realtà, perché se il salario davvero è quello di questo marxismo un po' vetero che tu ripeti, mi puoi spiegare perché le condizioni di vita dell'operaio sfruttato di fabbrica di Mirafiori erano migliori anche negli anni 50, quando i salari reali italiani erano estremamente bassi, di quelli del re di Francia di un secolo prima? Perché la sua vita attesa era migliore, più lunga, perché mangiava meglio, perché viveva in una casa con il riscaldamento? Perché se la rivoluzione... questa cosa che i costi non giustificano i benefici. Basta con questa retorica, volete discutere seriamente di questa cosa che avete inventato e religiosamente continuate a chiamare capitalismo? Sì, esiste una forma economica capitalista che si differenzia da quella medievale, ma a parte che persino il fondatore della vostra religione, che era un uomo saggio e ben istruito per il tempo, riconosceva che il capitalismo era molto meglio di tutte le alternative precedenti. Cosa che ho detto anch'io prima, tra l'altro, forse mi sono perso quel passaggio. Comincia a riconoscere, come faceva Marx, che i drammi dell'umanità, quello che viene chiamato sfruttamento,
lo schiavismo, la violenza, il pauperismo, le condizioni di vita miserabili, sono una costante della storia umana e che rispetto al resto della storia umana, la cosa che voi chiamate capitalismo, che poi è in realtà la rivoluzione industriale del 700-800, ok? E che Marx pure capiva essere diverso, quindi vabbè, non voglio entrare a fare una lezione di marxismo, non c'è tempo. Era molto più acuto dei suoi seguaci nella conoscenza della storia. Ok? In realtà, migliore sviluppa le forze produttive. Lui utilizzava questo termine, noi la chiamiamo progresso tecnologico. Marx aveva capito che quello che lui chiamava lo sviluppo delle forze produttive, che i sistemi di mercato e la liberazione dei domini feudali, dagli stati autocratici, dall'autoritarismo statale, eccetera, eccetera, aveva creato libertà ed espansione. Il sogno marxista, che purtroppo aveva fatto proprio casino analitico, è di pensare che tutto questo un giorno avrebbe sviluppato le forze produttive così tanto da portare alla caduta del saggio del profitto e quindi la collettività, rendendosi conto che quello sviluppo delle forze produttive che il sistema di mercato stava generando non sarebbe potuto continuare, si sarebbe bloccato. E quindi sarebbe andato gioco forza anche per i cosiddetti capitalisti dire: ok, utilizziamo un altro sistema di rapporti di produzione perché questo impedisce lo sviluppo. Ma questo non è avvenuto. Se volete, possiamo discutere perché proprio analiticamente aveva sbagliato il calcolo. Aveva sbagliato il calcolo. Per colpa di Smith, per colpa di Riccardo, perché si era innamorato della teoria del valore lavoro, perché voleva che certi meccanismi Un analitici che minuto, aveva messo Michele. dentro lui fossero veri. Sì, aveva sbagliato il calcolo. Però buon Marx aveva capito che si viveva molto meglio nella Manchester del 1850 che nella Manchester del 1720. E quindi partite da lì invece di fare prediche e chiedetevi. Invece di teorizzare mostri antropomorfici che controllano il mondo, se i sistemi attuali economici sono migliorabili in una forma o nell'altra. E se vedete la povertà nelle campagne italiane piuttosto che nelle fabbriche italiane, chiedetevi cosa le determina e chiedetevi perché il salario medio, il potere d'acquisto, i livelli di vita del contadino italiano medio, del bracciante italiano medio, dell'operaio italiano medio siano un terzo di quelli dell'operaio americano medio o dell'operaio giapponese medio o metà di quelli dell'operaio tedesco medio, Ok. che anche si vivono in condizioni di capitalismo. Grazie Michele. Beh, Facciamo devo rispondere il dire, professore, poi se sì, c'è no, anche ma io devo Francesca dire che ha una che domanda. questo dare all'interlocutore del prete facendo una predica è alquanto stucchevole, ma chi ci sta ascoltando se ne accorgerà. Pensare di aver capito la storia e che gli altri non l'abbiano capita è altrettanto stucchevole, ma sarà il ruolo accademico che poi porta a dare costantemente lezioni. Mi spiace che Michele non ha sentito quello che ho detto più volte. Non si guarda mai la storia all'indietro, si guarda la storia in avanti. Il capitalismo ha migliorato la produzione, le condizioni di vita, ma lo fa in maniera diseguale e lo fa sullo sfruttamento e lo fa andando a creare una serie di contraddizioni. Michele poi dice: ma quella grande, la caduta del saggio sul profitto, non si è verificata. E tra l'altro continuare a paragonare i sistemi di economia di profitto limitati di Roma o degli Egizi, gli Egizi perché erano lavoratori, io lo dico sempre agli studenti, non erano schiavi quelli che facevano le piramidi, con il sistema capitalistico globale poi, progressivo, no? 700-800, sempre più globale, dimostra secondo me una non buona conoscenza della storia da parte di Michele, ma che quello non importa, perché prendere il tutto, la parte per farne il tutto, ma forse non lo fa neanche Hegel un lavoro del genere di mistificazione della realtà. Dico tu, Michele, prendi una parte per farne il tutto, e questo è un errore che fanno sempre gli hegeliani. Per fortuna Marx ci ha fatto camminare con i piedi per terra, la testa in aria. Non ha fondato una religione, ha fondato un sistema di analisi critica. E mi aggiungo una cosa: nel momento in cui Michele stesso parla e parte dalla realtà per analizzare il mondo, è marxiano,
perché noi non possiamo non dirci marziani, perché Marx ha ripreso una storia millenaria che da Platone ad Hegel, passando per tutta la serie di autori, ha fatto camminare l'uomo appunto a testa in giù. E dunque si prendevano prima i modelli e poi la realtà. Invece Marx ha portato nella realtà la stessa cosa che fa Michele. Tant'è che gli stessi poi liberali o liberisti passano da lì, passano alla lezione fondamentale di stampo materialistico economico di Marx. Quando però è necessario fare un balzo in avanti? E su questa cosa qua, su cui Michele ci va leggermente, sono le vite di milioni di persone, e io lì sì che un po' mi arrabbio. Mi arrabbio perché queste contraddizioni, che saranno il salario basso perché magari il sistema capitalista non si è perfettamente ancora allineato, addirittura perché c'è poco capitalismo, e poi la teoria di Michele è quella che c'è poco capitalismo, ma queste cose, le contraddizioni, i salari bassi, lo sfruttamento, le ore di vita pessime, fanno sì che uno non possa dire miglioriamo. È ovvio che oggi viviamo meglio di quando non fosse nel 700, perché c'è un progresso tecnologico. Mi permetto di dire progresso tecnologico, che ci può anche essere uno stato pianificato, perché l'Unione Sovietica ha prodotto tecnologia. E qua studiamo la storia, però, perché negli anni 50-60 ci sono interi settori di tecnologia, in modo proprio quelli aerospaziali, in cui l'Unione Sovietica è più avanzata ovviamente degli Stati Uniti. È chiaro, vuol dire che uno può anche fare innovazione tecnologica, perché dentro la rivoluzione tecnologica scientifica, anche su un modello statale, un modello pianificato. Non si può pensare che perché ci sia evoluzione tecnologica scientifica ci debba essere libero mercato. La concorrenza può favorire, ma una dirigenza che pianifichi o che investa i soldi dicendo scuola, istruzione, sanità, può ottenere comunque degli ottimi risultati. Vado in chiusura dicendo, oggi però, cos'è che manda in crisi quello che dice chiaramente Michele? È che il saggio sul profitto cadrà nel momento in cui la natura ti presenta i conti. E immaginare di andare, e magari il capitalismo, lo dico qua, si salva andando su Marte, si salva andando nelle colonie, ma andrà nelle colonie con alcuni proprietari delle colonie, con alcuni che andranno a lavorare nelle colonie, quelli che serviranno, se non ci sono gli alieni, eventualmente i marziani, e tutti gli altri se ne rimarranno in un inferno. Per quello in cui noi viviamo, mi spiace ricordarlo a Michele, non è un sistema francescano, non è un sistema orizzontale, non è solo la federazione dei produttori di Prud'homme, ma noi viviamo in un sistema capitalistico, non gli piace questa parola, fatto di produzione, di ritmi, di mercificazione, che ha trasformato banalmente le nostre città in camere a gas. Lo avrebbe fatto anche l'Unione Sovietica. 20 secondi, professore. No, ma non ridere. L'avrebbe fatto anche l'Unione Sovietica. Il problema è oggi che non possiamo, dobbiamo rovesciare il paradigma e non un sistema economico di cui l'uomo è una variabile schiacciata, ma un sistema economico dentro cui l'uomo non sia solo un mezzo, ma anche un fine. E qua, Michele, ripassati Kant, che era un liberale. Ma diceva Kant, che era favorevole al libero commercio, che nel libero commercio gli uomini non debbono diventare solo mezzi, ma devono sempre rimanere fini. Mi spiace che tu ti metta a ridere, perché io non rido delle cose che dici. Nonostante il tuo modello economico, io lo guardo qua, produrrà tanto, depressione compresa produrrà. Grazie, allora, professore. Io rido per una semplice ragione. Non rida, Michele, siamo seri. Certo che no. Invece rido, mi prendo il diritto di ridere. Andiamo, vabbè, anch'io rido. Perché la predica continua. E voglio dire, il ditino accusatorio sui cattivi capitalisti, gli orrori. Anche tu l'hai fatto bene, dito. Il ditino accusatorio ce l'hai dal primo intervento. Io, una cosa che bisognerebbe evitare di fare è mettersi sullo scranno, come hai appena fatto, a insegnare agli altri la morte. Il ditino accusatorio del grande predicatore che spiega all'altro di essere fondamentalmente correo di un sistema che produce l'inferno, addirittura l'hai appena definito, i ritmi, l'alienazione, ce l'hai tu, Matteo, dal numero uno, che infatti è la funzione del prete. Inutile che ti incazzi se ti chiamo prete, fai il predicatore, accusi, punti il ditino accusatorio su chi ti dice sì, realista, ragiona, fa delle proposte concrete, non parlare di cose che non esistono, astratte, generali, cambiare il paradigma. Lo ripetete da 150 anni, da 200, non è cambiato un cazzo, da 200 anni continuate a ripetere
che c'è la caduta tendenziale del saggio di profitto. Non è successo, da due c'è solo una sequenza di bugie. Allora rido, perché il ditino accusatorio ai cattivi, fatto da questi uomini superiori, da questi santi che non vogliono la nazione, da questi uomini liberi che vivono del progresso tecnologico del capitalismo, ne godono. Hai una bella libreria alle spalle, prodotto del capitalismo, che osano dire che il capitalismo... Magari avrebbe... un falegname, ma sai che le librerie che c'erano prima del capitalismo, Michele? Non esageriamo. Sono un proletario. Sono la vita attesa alla nascita e anche a 30 anni per chi sopravviveva, in tutti i casi di socialismo realizzato, era molto inferiore a quella del capitalismo realizzato. Due vanno bene, le ho fatte anch'io, non continuo. Allora, tutte le cose che hai menzionato, Scusa, abbiamo avuto un problema di connessione, ho dovuto riavviare la live, ora siamo di nuovo online, abbiamo perso l'ultimo minuto, ce lo siamo un po' perso, quindi se vuoi ripetere. Tutti gli esempi di cattiveria su cui hai puntato il ditino accusatore alla Savonarola, pronto a mettere a rogo questi cattivi nemici, tutti, non ce n'è uno che faccia eccezione. Sono stati salvati e migliorati da quella cosa che tu chiami capitalismo. Io sono costretto a usarlo perché, siccome non ho mai dato una definizione, non accetti che sia interazione umana, progresso tecnologico, libero mercato in alcuni settori laddove poi l'enorme restrizione statalista lo permette e così via. Affermazioni come la tua, del tipo la Russia era avanti, l'URSS era avanti sul mondo nell'ambito aerospaziale, sono ilari, provocano zero, ma non puoi dire ti vuoi star tranquillo, ok? Sono provocano il riso perché hanno ammazzato una quantità di persone per fare quegli esperimenti per raggiungere quella temporanea vantaggio. Ok, ma che cazzo, ma sembra che abbiamo i bambini a scuola. Stiamo suppostamente ragionando fra scienziati. Quindi il supposto vantaggio che è durato un battito di ciglia, ha avuto un costo di vite umane che solo un sistema dittatoriale schiavistica come quello socialista poteva permettersi. Nel tremendo capitalismo liberale democratico tutto questo non era possibile. Si sono fatti errori anche qua, sì, ma ordini di grandezza inferiori. E quel supposto vantaggio che è costato la fame di milioni di russi ed è stato eliminato rapidissimamente. Appena i terribili capitalisti hanno detto: sapete cosa? Qua bisogna fare il catch up, perché questi qua su quello sono avanti. E siccome hanno una funzione militare, hanno intenzione di minacciarci militarmente, occhio che questi ci fregano militarmente. Così è successo. In nessun'altra dimensione dell'innovazione tecnologica è riuscita. E questa tua affermazione che il governatore benevolente, il governo benevolente farebbe la programmazione giusta, è la prova che queste cose che dici non possono essere serie. Perché il governatore benevolente non esiste. Chiunque va al potere per se stesso. Non ci sono i buoni, voi comunisti, marxisti, col ditino puntato, santi, Savonarola, che andate al potere e fate il bene dell'umanità. Tutte le volte che qualcuno va al potere assoluto, perché il ragionamento tuo richiede un potere assoluto, è impossibile il tuo meccanismo pseudo-socialista con un potere democratico diffuso, con una contestabilità, con la divisione dei poteri, con concorrenza, con la possibilità di essere cacciato dal potere con libere elezioni. Allora, tutte le volte che a qualcuno viene dato il potere assoluto, questo lo usa e lo abusa a modo suo e non produce ricerca tecnologica, non la produce, non produce cambio, non produce ricerca, non produce avanzamento, produce fame per gli altri e potere per se stesso. Quindi smettiamola con questo ditino. Se non vuoi che io rida, smettiamola col ditino accusatorio e parliamo di cose concrete. Proponimi un'alternativa concreta, fattibile. Allora discutiamo di qualcosa di concreto. Altrimenti sembra essere la solita discussione. Grazie Michele. Allora, volevo dire, prima di far rispondere al professor Saudino, volevo chiedere ad entrambi, Tony Pagati, come abbiamo fatto all'inizio, perché state entrambi... secondo me andando alla grande, nel senso è una discussione super interessante al di là del pensiero che uno può avere, quindi chiediamo rispetto da ambo le parti senza alzare la voce, senza ridere, senza queste cosette qui che non servono. Grazie professore. Prego. No, faccio solo presente che il primo aver detto di andare a studiare la storia
stato professor, è stato Michele e non sono stato io, dunque l'atteggiamento da insegnante ce l'ha in tutti i suoi interventi e ripeto, gli spettatori lo staranno percependo sul fatto che una libreria sia figlia del capitalismo. Vabbè, lasciamo perdere, si definisce da solo. Io tra poco andrò a giocare a pallavolo in una palestra che ha costruito lo Stato, dunque è lo statalismo. Invece altri giorni vado a giocare in una palestra privata, quello del capitalismo. Stiamo veramente toccando, secondo me, delle semplificazioni che Boldrin chiaramente attribuisce a me e io adesso attribuisco a lui. Chiaramente ci sono due problemi di fondo molto, molto, molto grandi. Il fine, cioè il fine dell'economia. Ecco, io, e questo è la grande diversità, io penso che l'economia deve essere più che mai al servizio dell'uomo e del pianeta, dell'uomo e della donna e del pianeta. È una forma di economia che si fonda sullo sfruttamento dell'uomo, della donna, della natura, è un'economia, secondo me, da provare a superare. Il fatto che sia parlato, e soprattutto che il professor Michele parli soprattutto di comunismo e del fallimento, denuncia, secondo me, un limite. Il primo limite è quello di pensare che Marx sia il teorico del socialismo reale realizzato. Basta pensare a Bobbio, tutti gli studi che Bobbio ha fatto, io mi fido un po' più di Bobbio che di Michele Boldrin sugli studi su Marx, e Bobbio dice se c'è una cosa che è carente in Marx è la teoria dello Stato e del potere. Dunque passare da Marx a Lenin in maniera così facile come fa Michele, io non lo farei mai. E dunque c'è una carenza in Marx, una carenza, un difetto di teoria del potere. Dunque parlare di comunismo, statalismo, socialismo realizzato in Marx è un azzardo. Ci sono alcuni elementi, il manifesto, critica il programma di Gotha, che delle cose le delineano. Quella dittatura del proletariato vorrebbe dire di fatto, no, portare eventualmente un partito che vada a fare gli interessi dei lavoratori, come Marx direbbe fanno invece la maggior parte dei partiti di natura liberale, gli interessi della classe dominante, degli imprenditori o dei padroni. Dunque anche qua manca una teoria dello Stato, e questo è un limite in Marx. Ha provato ad aggiungere qualcosa a Lenin, altrimenti la teoria degli Stati in cui noi viviamo sono ancora quelli da Hobbes a Locke ed altri. Dunque è una traslazione che non funziona. Dunque, ma c'è una cosa bella invece che rimane fondamentale in Marx. Fondamentale in Marx è quella parola magica, disalienazione, su cui anche qua Michele ride. E disalienare, secondo Marx, è un processo che sta avvenendo. Marx, faccio anche un po' il maestro, è figlio di un liberale. Suo padre ha studiato Montesquieu, ha studiato Locke. Suo padre è un liberale. Marx sostiene che il liberalismo sia un passaggio in avanti della storia dell'umanità. Ma Marx ha capito una cosa, che i diritti che porta con sé il mondo liberale, assolutamente di progresso rispetto all'ancien regime, all'assolutismo, a quella Francia di Luigi XIV, XVI che prima citava Michele, non valgono per tutti, hanno una doppia dimensione, valgono in cielo, siamo tutti uguali di fronte alle carte costituzionali, siamo tutti uguali di fronte alla carta americana o al common law inglese, ma nella realtà di ogni giorno non siamo uguali. C'erano alcuni che fanno una vita di merda e altri invece che se ne stanno nella bambagia comprandosi faccio il demagogo, faccio il Savonarola, comprandosi auto di lusso, speculando in borsa, e mentre altri vivono una vita di merda. La colpa che rimproverate a Marx, Michele, è solo una: di aver prodotto un'analisi spietata del capitalismo, che Marx ammette essere un passaggio storicamente più avanzato del feudalesimo, dicendo che però le ricchezze prodotte non devono essere prodotte e distribuite in maniera gerarchica o piramidale, ma ha avuto l'ambizione di pensare a una società di uomini e donne liberate. Ed è questo ancora questo anelito che spaventa. In un mondo così gerarchico e piramidale, l'idea dei liberali e liberisti è quella di annientare un ideale che ti dice: caro uomo, caro lavoratore, metti un po' la schiena dritta, prova ad emanciparti. E questa è la colpa che non perdonate Marx. Ha detto: guarda che tu non devi essere poi libero quando vai in paradiso, le religioni, guarda, non devi solo essere libero, ok, di andare ad ammirare lo yacht dei ricchi o passare la tua vita in fabbrica, devi essere libero di emanciparti, di autodeterminarsi. Ma questo il capitalismo non lo garantisce. C'è un
l'alternativa la si costruisce, si prende l'intelletto, si prendono i chiodi, il martello, si guardano le contraddizioni del capitalismo, compreso l'inquinamento, su cui tu, il Michele, eri assolutamente debole. È ovvio che a Palermo del 500, io dico sempre ai miei ragazzi, prendiamo la macchina del tempo, apriamo la porta, andiamo nella Palermo del 500, dagli odori, i miei lo sanno, moriremmo. Le città sono nettamente migliori di un tempo, ma la prospettiva è gravissima. Si prevede una temperatura nelle città che impedirà la vita. Michele, io me lo auguro, dirà che il capitalismo risolverà anche questi problemi. Io, che non mi fido tanto dei grandi capitalisti che pensano alle loro ricchezze, dico, cari lavoratori e cari lavoratrici, proviamoci. Proviamoci, perché ci affidiamo solo alle virtù del capitalismo, rischiamo di trovarci ancora una volta appunto in braghe. Ma potresti fare cosa? Potresti dire concretamente una cosa? Ma c'era il discorso, ad esempio, Michele, di una federazione, qua vado al nemico di Marx, di Prodognana, ma sono di federazione consumatori produttori, orizzontale. Perché non la crei? Ma tu sai cosa faccio io? Che tipo di acquisti faccio io, Michele? Ci sono anche dei rapporti di forza. I rapporti di forza in questo momento non sono sicuramente in mano ai lavoratori. È chiaro? E non sono rapporti di forza che si rovesciano da loro. Questo è il paese delle coop. Sì, vabbè. Ho un'altra idea di cooperazione. Allora, vediamo un attimo. Proviamo a ragionare sul concreto. Allora, hai detto che vuoi fare la federazione lavoratori produttori, che secondo te consisterebbe in cosa? Visto che non sono le cooperative, che sono un prodotto del movimento socialista, del movimento dei lavoratori. Le cooperative non vanno bene, ti fanno ridere. Bene, cosa propongo? Ma io propongo innanzitutto di costruirle in una dimensione di ridistribuzione di quello che puoi guadagnare. Puoi dire una cosa concreta? Ridistribuzione vuol dire che il guadagno della COP viene ridistribuita a chi? Il salario dei lavoratori, una cooperativa. E loro, io voglio una cooperativa dove ci siano i lavoratori che decidono, ok, e che ridistribuiscono in salari ad esempio più alti. Va bene, prima cosa, le cooperative non così, perché decidono del ricavato, quanto mettere in salari e quanto reinvestire. Ma ci sarà una seconda puntata, allora, Ivan? Perché seconda puntata? Ma io ti ho risposto, perché le cooperative non funzionano così in questo momento. Addirittura le cooperative... Ti sarà sembrato? No, non mi sembra così. Posso assicurare che le cooperative... Ci parliamo sopra, non si capisce nulla. Le cooperative delle biblioteche della mia città di Torino, le cooperative, assumono lavoratori a 5,50 euro l'ora, le cooperative, e gli studenti, e quello non è il tipo di cooperativa che intendo. Allora fanno una diversa. Perché non ne farò una diversa? Allora, c'era Francesca che forse voleva chiedervi una cosa. Domande quando toccava a me. Tra l'altro ne stanno parlando anche loro, in realtà, perché avrei chiesto comunque se fosse possibile un'altra struttura economica che magari potesse rappresentare più equità tra le varie persone. Un po' di tempo per fare la domanda concreta. Allora, qual è la risposta che abbiamo? La risposta che abbiamo è che le cooperative non vanno bene. Eppure le cooperative vengono dal movimento dei lavoratori, sono delle cose interessanti ben fatte. A un certo punto crescono quelle che hanno successo. E quelle che hanno successo decidono di avere dei lavoratori dipendenti. E guarda caso, ci dice Matteo, secondo lui sfruttano, e non vanno bene neanche quelle. Allora, e poi ci spiega che noi liberisti, io poi notoriamente sto addirittura scrivendo un libro, In attualità il liberalismo, così mi toglierò dalle balle sta roba del liberismo una volta per tutte. I cosiddetti liberisti, che secondo lui fanno i professori, e gli spiegano cosa? Che hai detto delle cose inesatte, non ci posso fare nulla se faccio il professore, e quando vedo che vengono dette delle cose inesatte le correggo. Hai detto delle cose inesattissime sulla storia romana, sull'economia romana. Ma anche tu le dici e ti correggo io, caro Michele. Bravo, e allora non vanno a fare, non salire sullo strano. Se hai qualcosa da correggere fattualmente, se hai dei riferimenti bibliografici da darmi, li dai e non sali sullo scranno. Perché al di là di quello, poi, di questo offendersi e di attaccare i liberisti, come vedi, non esce nulla. Perché neanche le cooperative ti vanno bene. E non riesci a cogliere dal fatto che ti ho fatto osservare che anche le cooperative, quando diventano grandi, guarda caso, assumono dei dipendenti, e i dipendenti vengono pagati meno di quello che i soci della cooperativa guadagnano. Non riesci da questo a fare il saltino. Che l'alienazione, questa fantasia che
perché una delle cose più divertenti della religione pseudo-marxista è l'invenzione di questa teoria dell'alienazione, che non c'è in Marx. Quando Marx parla del lavoro alienato, se lo avessi studiato seriamente, capiresti che perché deve ricondurre tutto alla teoria del valore lavoro, che è la cosa su cui crolla, su cui deve fondare la teoria dello sfruttamento. Perché la teoria dello sfruttamento in Marx non è aria fritta, non è parole al vento, come il suo tipico seguace odierno, anche solo di 50 anni fa. La teoria dello sfruttamento in Marx intende essere una cosa scientifica precisa, lui ritiene corretta e scientifica, e da torto, perché avevano sbagliato Smith, Ricardo e tutti questi, a cercare di fondare i prezzi e il valore sul contenuto di lavoro, lui lo prende come un risultato scientifico corretto. Non lo è, banalmente non lo è sbagliato. È sbagliato esattamente come dire 2 più 2 fa 5. Su questo i marxisti coerenti, che sanno un attimo di algebra, tipo Marco Lippi, se ne sono resi conto e l'ha messa via. Okay. Lui vuole essere scientifico, vuole creare una teoria scientifica, lo dice continuamente, ossessivamente, dello sfruttamento. E poi lo fa a partire dal valore del lavoro. Nella misura in cui cade l'intera teoria del valore del lavoro, cade la fondazione scientifica della nozione di sfruttamento, la nozione di sfruttamento diventa legittimissima, legittimissima. La gente come me lo studia dalla mattina alla sera, a dire mi sembra che mi hai pagato meno di quello che vorrei. Mi sembra che i rapporti di forza oggi sul mercato, o nella piccola contrattazione che stiamo facendo, o nella situazione concreta, siano in tuo favore, per cui io prendo meno di quello che vorrei prendere. Legittimissima, la sensazione di essere sfruttati ce l'ha avuta tutti, ed è, fa parte delle cose che muovono l'azione umana. Peccato che sia una nozione del tutto soggettiva sulla quale cercare di costruire teoria economica e affermazioni su un mondo fantasioso in cui tutti ci vogliamo bene, in cui tutti vogliono bene a tutti, ho mai usato questi termini, in cui c'è qualcuno che coordina il partito. Poi caschi anche tu nelle trappole delle parole, perché ti rendi conto che ha parlato ossessivamente di dittatura del proletariato, dici porca cazzo, questo ossessivamente no, ne parla poco. Allora, guarda, il Bobbio, mi è capitato per caso, è una persona che studio, per caso, nei pochissimi libri che ho qui nell'ufficio di Venezia. Allora, in Marx non ci sia teoria dello Stato, non vuol dire assolutamente nulla. L'unica teoria dello Stato che il pensiero marxista o ispirato a Marx ha prodotto è quella di Lenin. Ti piace o non ti piace? Ce l'ho detto prima io. Ci sono altre. Bobbio era un liberale. Era un liberale di quelli che si definiscono liberal democratico socialista, ma era fondamentalmente un liberale. Gli piaceva il libero mercato, gli piaceva la liberal democrazia, gli piaceva il mercato con tantissime correzioni. Che inventi che Bobbio era. Ma io non invento niente, ma Michele, io non invento niente. Non invento niente. Quando si parla di sfruttamento, si sorride, quando si parla di salari bassi, sorridi, quando si parla di schiavismo, sorridi, tutte quelle cose di inquinamento, sorridi, e ci affidiamo alla sorrido, e perché sorrido? Perché tu hai la fede, tu hai il signore, ragazzi, però se hai fede nel capitalismo, allora io ti auguro, professor Saudino, facciamo finire gli ultimi 20 secondi a Michele e poi tocca a lei. Di un signore che non ha un'alternativa a nulla e che continua a fare l'elenco, la litania dei mali dell'umanità, attribuendoli a una specie di nemico, da un nemico che lui si è inventato e dal quale non sa proporre alternativa, perché anche le alternative nate all'interno del movimento operaio a lui fanno schifo. Perché Michele, non puoi avere una cooperativa dentro un sistema capitalista. Ti lascio l'ultima parola, siamo capaci tutti di continuare a predicare con un pieno puntato che noi siamo uomini migliori, vogliamo una società migliore, tutti buoni, tutti che si vogliono bene, tutti che redistribuiscono, e tutti i mali dell'umanità, l'inquinamento, lo sfruttamento, la povertà, le malattie, i virus, i terremoti, tutto dipende da quei cattivi che chiamiamo capitalisti, che non sappiamo identificare, perché diventano capitalisti anche gli operai e i lavoratori riuniti in cooperativa. Siamo capaci tutti di fare questo esercizio e siamo capaci tutti di inventarci che Marx ce l'ha detto. No, Marx è una persona seria. Marx non ha detto nessuna di quelle cose, perché quelle cose lui ci avrebbe riso sopra, giustamente. Ha provato a fare un'operazione scientifica, per certi aspetti è andata bene, per certi aspetti è andata male. Si è innamorato di una prospettiva politica, è stata fallimentare. Ok, ma a predicare siamo buoni tutti, a proporre alternative sembra di no, e questo è tutto.
Dopodiché puoi continuare ad accusare me di essere il figlio di questo, di quello, il capitalista, il liberista, quello che vuoi tu. Tutte robe inventate alle quali io riderò, perché non sei in grado di fare altro che recitare una litania del lamento e di proporre zero come alternativa allo stato di cose esistente, che come diceva Marx, il Lo comunismo aboliremo, è il lo aboliremo, Michele. mutamento che cambia lo stato di cose Lo esistenti. Allora, vuoi aboliremo. essere comunista? Cambia lo stato di cose Sai, esistenti. Michele, che Non predicare come un prete. mi hanno invitato a parlare di capitalismo. Ovviamente Michele ha dovuto parlare di comunismo perché le macerie del capitalismo e le contraddizioni sono Questo è davanti agli occhi l'ultimo di tutti. intervento, poi Sì, chiudiamo. Eh? ma guarda, Poi se la vorrete cosa che fare mi dispiace. una seconda No, ma io sì, puntata, ma io senza ben, problemi. volentieri, parlando anche magari un po' di filosofia, su cui poi Michele va a fare dei ripassi, io andrò a ripassare economia. Si è creato un Matteo Saudino che non c'era, perché l'elenco, no, cose che non ho mai detto. Mi permetto ancora una volta di dire che Michele commette questa fallacia logica: la parte diventa il tutto, elementi di Roma diventano tutto, elementi di rotta industriale diventano tutto, il tutto. Non si prende la parte per il tutto. Questo è un errore che ha fatto in tutte le sue, quasi tutte le sue argomentazioni. Secondo, siamo visti per parlare di capitalismo e non di comunismo, abbiamo parlato solo di comunismo, e il motivo è molto semplice: è quella prospettiva di superamento dello stato di cose presenti che ancora oggi spaventa. Io dico, mi limito a dire ancora una cosa: quell'alienazione che noi tutti marxisti avremmo travisato, non abbiamo capito niente se non poche persone. Gli uomini e le donne la vivono nella realtà quotidiana ogni giorno, quell'alienazione, che è fatta di un'altra cosa, su cui lui fa sorridere chiaramente, La di vivi anche ritmi, tu? che ritmi di ritmi di vita, che è fatto di La salario vivi anche tu? basso, di sì, questa Matteo, roba la vivi qua. anche tu? Infatti, Sì, sì, in io la questo vivo momento anch'io. ti senti La vivo alienato? anch'io, la In questo vivevo momento anch'io. ti senti alienato? Mi sento economicamente alienato, forse da Perché? un punto di vista filosofico o umano ho avuto molte cose disalienanti nella vita, perché provo a costruire anche Perché delle ti senti piccole economicamente alternative. alienato? Eh? Per capire cosa sia questa Cosa alienazione che tutti significa vivono fuorché economicamente quelli alienato? qua Però Michele, aspetta, alienato. facciamo Economicamente alienato, che perché sono ti senti banalmente economicamente il alienato? numero di lavoro e ore che lavoro in cambio del salario che ho. Facciamo finire, Hai Michele, per professore, favore. se non Michele, per sbaglio, no? favore, facciamo No, finire. poi chiudo, 5 sì, minuti a chiudo. testa, se no. No, ma io vorrei capire No, cos'è io sta volevo essere io quello che alienazione. chiudeva. Comunque va bene, perché io devo andare via veramente. E volevo dire, la questione però, se è importante, tutte queste contraddizioni all'interno del sistema capitalistico, tra cui l'alienazione, lo sfruttamento, il tema ambientale, sono dovute a un fatto che il capitalismo si muove sempre senza avere un limite. E l'assenza di limite è questa ricerca spasmodica di profitto. Profitto attraverso le piattaforme social, ogni cosa per profitto sta generando un malessere, tra l'altro, anche psicologico, e un mutamento Grazie mille a tutti voi antropologico. per Per il me suo Marx è un contenuto. filosofo, prima di essere un economista. Per Marx è un grande antropologo. Per me la relazione di Engels sugli operai e la vita che fanno gli operai una volta usciti imbestialiti, imbruttiti, nel capitalismo, Sono gli se poi, operai se del poi, se poi Gondrin 1850. vuole parlare Michele, di non Roma, interrompere. certo. Michele, Ma per io posso, favore. ma io Michele Vabbè, vado, sai, Marco. vado Ho capito, ma nelle mie. lui sta parlando Ma come tu hai scusami, ma guarda parlato. che Michele, in cosa sei Interromperà se io la presuntuoso? interrompo Perché anch'io. io No, se no nei diventiamo bar. come la televisione. A me non va di essere come la televisione, mi fa schifo la televisione. Scusatemi, Io ragazzi. nei bar di alcuni quartieri di Torino a vedere le persone attaccate al videopoker, passo. E so cosa vuol dire alienazione anche oggi. Ma mi chiudo qua dicendo che la grande sfida rispetto al capitolo di oggi è provare a mutarlo in tutte le ingiustizie che genera. Chiaramente la soluzione non c'è. Forme nuove di cooperativismo, forme nuove di ambientalismo, di orizzontalismo, di beni comunismo, okay? Di beni comuni, di rinnovo di un welfare state, tante cose. Ma è indispensabile mettere assolutamente delle limitazioni, perché il capitalismo procede altrimenti in maniera illimitata. Sull'uomo evidente, sulla donna evidente, la mercificazione del corpo, su tutto. Sull'ambiente è chiaro, ci sta ritornando indietro una serie di disastri. Bene, allora se vorrete a me
immagino anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato, farà piacere reinvitarvi per continuare una discussione o cambiare anche, approfondire più alcune cose che abbiamo toccato magari in superficie. Comunque, io notoriamente discuto con tutti, però ci vuole fact checking. La prossima volta. Visto che c'è stata tutta una serie di scambi su tu hai detto è sbagliato, bisogna andare a rileggere, rileggiamo. Va bene. Perché io sono un po', come dire, perplesso. Non è che tutti quanti sappiamo le stesse cose. In Italia il capitalismo praticamente non esiste, alcuni non le sa, ma solo un sistema continua a pensare che certa vuota retorica non serve. Per colpa delle e quindi ci vuole fare, cioè, anche sulle parole. Ho provato a chiedere a Matteo cosa intende con le parole. Ma ha spiegato che in quanto professore di liceo lavora troppe ore per troppo poco salario. Bene, partiamo da lì. Va bene. Più bicchiere non sarei disallineato. Partiamo da questa cosa. Comunque io, tutto sommato, mi sono divertito. Vi saluto con Arancia Meccanica, esempio di alienazione dell'Inghilterra consumista, eh? Attenzione, ecco. Michele. Ecco, anche l'Arancia Meccanica, pensa all'Inghilterra consumista. Vi ringrazio entrambi. E allora ci vediamo la prossima volta per parlare dei salari. E questo è il livello della discussione. Dai, che cioè, siete stati... un avversario migliore la prossima volta. No, no, ma vero, spero semplicemente che tu siete stati bravissimi entrambi. Sono contento così. Perché un conto è affascinare la gioventù con i paroloni. Anche il risultato poi, ma guarda che i ragazzi produrre il capitalismo lo vivono quando vanno a fare il primo contratto, ed è per quello che hanno fatto, guardate anche il sondaggio, con i loro contratti, ed è per quello che hanno fatto. Dire una cosa, scusatemi, sono sul mio canale, vorrei dire una cosa, grazie, vedo dei ragazzi, sì. sto dicendo che anche per chi ci ha seguito siete stati entrambi bravi e vi hanno apprezzati, perché il sondaggio vi ha visto quasi a pari merito di gradimento, quindi non serve per forza screditarvi l'uno con l'altro. Ma c'era un sondaggio anche? Fa parte, non sapevo che ci fosse il sondaggio, ma fa parte del gioco, no? Siete stati tutti e due bravi e apprezzati. I ragazzi stanno facendo la rivoluzione, siccome c'è una certa età, nel 68, che se ero 12enne sono riuscito a fare. Io sui ragazzi del Friday for Future un pensiero ce lo farei, non li banalizzerei. Io devo proprio andare a giocare a pallavolo. Ciao a tutti. Grazie professore, alla prossima. Grazie ad entrambi. Ciao a tutti. Ciao mille davvero. Grazie.